Quello che mi sta accadendo lo vivo con angoscia e stupore allo stesso tempo. Sono affranta e sorpresa, oltre che innocente su tutta la linea. Nel contesto del processo per l'omicidio volontario di Alessia Pifferi, la madre milanese che nel luglio 2022 lasciò morire di stenti sua figlia Diana di 18 mesi, una delle due psicologhe indagate per falso ideologico e favoreggiamento ha scritto una lettera. Questa missiva è stata inviata all'azienda sociosanitaria responsabile del carcere di San Vittore, dove la psicologa opera da decenni, assistendo detenuti. Con il supporto legale dell'avvocato Mirko Mazzali, ha richiesto un'alternativa al suo posto di lavoro carcerario, sottolineando il suo impegno di 30 anni nell'assistenza ai detenuti. «Non voglio più lavorare nelle carceri. La vicenda mi ha distrutto, ma la verità verrà a galla». Durante l'interrogatorio condotto dal magistrato milanese, la psicologa ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questa decisione è stata seguita anche dall'altra psicologa coinvolta e dall'avvocatessa di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani. La mossa del pubblico ministero, Francesco De Tommasi, che ha deciso di indagare le due psicologhe e l'avvocato per falso ideologico e favoreggiamento, ha generato un'imprevista tempesta che potrebbe avere ripercussioni sull'esito della perizia psichiatrica ordinata dalla Corte d'Assise. Tale incarico è stato assegnato a Elvezio Pirfo, lo stesso psichiatra che esaminò Anna Maria Franzoni, la madre assassina di Cogne. La perizia dovrà stabilire la capacità di Alessia Pifferi di intendere e volere al momento del reato, nonché valutare se attualmente rappresenti un pericolo per la società. La decisione del PM De Tommasi ha causato anche il ritiro del processo della collega Rosaria Stagnaro, condividente dell'accusa, la quale sembra non fosse a conoscenza delle intercettazioni e della denuncia ordinate dal collega alle due psicologhe. D'altro canto, l'avvocato Pontenani, sostenuta dalla comunità legale, ha rilasciato dichiarazioni confermando il suo impegno a difendere Alessia Pifferi, addirittura annunciando che la supporterà più attivamente dopo gli avvenimenti recenti. «Sono molto tranquilla, non ho problemi. La Camera Penale di Milano si è giustamente fatta sentire perché questa non è una cosa che riguarda solo me. Io non ho nessun problema e non ho intenzione di tirarmi indietro, salvo venga costretta ad abbandonare la difesa. L'ho detto questa mattina ad Alessia Pifferi, che era molto preoccupata quando sono andata in carcere. Non ha ben compreso i particolari della vicenda, ma è preoccupata. Nonostante le polemiche scatenate dalle sue azioni, il PM Francesco De Tommasi prosegue sulla sua strada. Secondo l'accusa del magistrato, le due psicologhe carcerarie avrebbero oltrepassato il loro ruolo di supporto nei confronti di Alessia Pifferi, tentando addirittura di fornirle una tesi difensiva per evitare l'ergastolo, attraverso test psicologici giudicati obsoleti e inadeguati dalla controparte, le psicologhe avrebbero diagnosticato alla Pifferi un grave ritardo mentale, convincendola di essere una sorta di bambina di 8 anni e che il crimine commesso fosse una conseguenza del suo deficit intellettivo. Le intercettazioni disposte dal PM il 5 gennaio scorso sembrano confermare questa accusa. Le due psicologhe del carcere sono state ascoltate mentre dicevano «Voglio dire, la Pifferi, avevamo bisogno che il test confermasse, l'ha confermato». E ancora, il 13 gennaio, una delle due ha detto all'altra «Il giorno che sono andata alla festa di Natale a fare il pranzo con lei, non l'ho scritto». In effetti, sta ammettendo di aver commesso una violazione delle regole, poiché avrebbe dovuto segnalare ogni incontro avuto con Alessia Pifferi presso il carcere. La questione degli incontri con l'imputata nella struttura penitenziaria milanese non è secondaria. Secondo l'accusa, sarebbero stati eccessivamente frequenti, soprattutto quelli tra l'avvocato difensore e una delle due psicologhe. Di norma, gli esperti del carcere non dovrebbero avere contatti diretti con i difensori delle persone detenute. Nel frattempo, il 4 marzo, si tornerà in aula per conoscere l'esito della perizia psichiatrica e probabilmente comprendere il nuovo assetto del processo. È importante ricordare che Alessia Pifferi,
dal 14 al 22 luglio 2022, ha lasciato da sola in casa la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola a morire di stenti, per raggiungere il suo compagno Aleffe, nella Bergamasca. Sebbene avesse compiuto azioni simili in precedenza, questa volta la piccola non è sopravvissuta, soprattutto perché l'abbandono è durato un'intera settimana in condizioni climatiche estreme. Dal momento dell'avvio del processo in corte d'assise per omicidio volontario aggravato, l'avvocatessa Pontenani ha costantemente cercato di ottenere una perizia psichiatrica, convinta che l'imputata sia incapace di intendere, basandosi anche sul parere espresso dalle psicologhe del carcere. Era in buona fede come le due addette penitenziarie? Un nuovo fronte si è aperto nel corso del processo.